Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del credo dei testimoni di Geova. I testimoni di Geova sono la seconda religione in Italia, tenendo conto dei cittadini italiani, dopo quella cattolica, e va al terzo posto invece se non si considerano soltanto i cittadini italiani, ma al terzo posto dopo l'Islam se si considerano anche i cittadini non italiani, quindi gli immigrati fondamentalmente. Voglio anche parlare un po' del contatto diretto che ho avuto con i Testimoni di Geova perché, come noti, i Testimoni di Geova, diciamo, fanno un'attività volontaria per diffondere, diciamo, il loro credo a persone che non sono Testimoni di Geova. Tutti noi siamo stati perlomeno una volta contattati dai Testimoni di Geova e io ho frequentato, diciamo, ho accolto che poi vengono a casa, ci spiegano le loro teorie, il loro credo fondamentalmente. E devo dire che sono comunque brave persone fondamentalmente. E quindi li saluto se per caso vedessero questo video, e le persone che insomma mi hanno raccontato per un numero di volte abbastanza congruo. Il loro credo e la loro visione, diciamo, della vita, della religione e della Bibbia, fondamentalmente. Intanto diciamo che questo movimento non è nato col nome Testimoni di Geova, ma è nato col nome di Movimento degli Studenti della Bibbia ed è stato fondato in Pennsylvania nel 1870 da un tal Charles Russell, che appunto diede questo nome. Poi il nome venne commutato in Testimoni di Geova, venne commutato nel 1931. E, diciamo che dopo la morte di Russell, l'organizzazione divenne sempre più basata, diciamo, sulla nozione di obbedienza alla volontà di Dio, di Yahweh, e sul fervore missionario. Infatti, tutti i Testimoni di Geova fanno in qualche modo opera missionaria. E dobbiamo tenere presente che ad onore dei Testimoni di Geova fu un movimento che venne perseguitato durante la Seconda Guerra Mondiale dal regime nazista e dal regime fascista, il che, diciamo, fa onore. Insomma, alcuni Testimoni di Geova vennero imprigionati, mandati ai confini, mandati anche in campi di concentramento, campi di sterminio, per cui anche loro hanno dato il loro contributo per certi versi, diciamo, alla libertà. E vediamo in cosa si basa questo culto. Intanto si basa sulla Bibbia, sull'interpretazione della Bibbia. Sull'interpretazione della Bibbia che loro cercano di prendere alla lettera. Qui però bisogna dire alcune cose. Intanto, per certi versi, diciamo così, vanno fuori da tutta quella che è la teologia cattolica, perché loro si basano sulla Bibbia. Ad esempio, nella teologia cattolica ha innalzato, ad esempio, il culto mariano, il culto della Madonna, ma nella Bibbia, ad esempio, della Madonna non se ne parla proprio. Non se ne parla, diciamo, come figura, diciamo, predominante per nessun motivo. Anzi, lo stesso Gesù nei Vangeli la contrastava spesso, quindi da questo punto di vista. E la Madonna è una creazione, diciamo, teologica. Poi, allo stesso modo, non, diciamo, negano, per così dire, l'esistenza di tutti gli intermediari, ad esempio i santi, nella Bibbia anche qua non se ne parla assolutamente, quindi sono tutte invenzioni teologiche. L'Immacolata Concezione è un'invenzione teologica, l'Immacolata Concezione sarebbe che la Madonna, la Maria, nasce, cioè dà la luce, è l'unico essere umano che non ha il peccato originale, fondamentalmente. Ecco, quindi loro da un certo punto di vista cercano di essere legati alla Bibbia. Però anche qua la Bibbia in realtà
se venisse letta attentamente, si capirebbe che non parla di nessuna divinità, non parla di Dio fondamentalmente. Loro traducono il termine Elohim con Dio, ma Elohim non significa Dio. E commettono un po', secondo me, gli stessi errori, tra virgolette, che commettono un po' tutti i cristiani. Olam viene tradotto con eterno, non significa eterno, insomma. E quindi credono loro comunque invece che Yahuwah sia l'unico vero Dio, fondamentalmente. Quindi credono Testimoni di Geova perché Yahuwah o Yahweh viene considerato il Dio, insomma, creatore, onnipotente, onnisciente. Non hanno assolutamente la concezione della Trinità, non hanno assolutamente la concezione della Trinità, per cui Gesù viene considerato figlio di Dio, ma una persona indipendente, e anche Dio viene considerato da un certo punto di vista quasi una, come in realtà è, perché poi Yahweh è una persona di fatto, è un essere nella Bibbia, se in molti passi diciamo viene descritto come un essere in carne ed ossa fondamentalmente. Anche Yahweh viene ritenuto distinto, diciamo, da Dio. E questo spirito, lo spirito di Dio, un qualcosa ancora di separato. In realtà, nella Bibbia, lo spirito di Dio, o Kavod, è un'arma, diciamo, è un mezzo di trasporto comunque. Il Ruach è la gloria e il Kavod lo spirito. Quindi comunque loro diciamo credono un'altra cosa, ecco, non credono appunto assolutamente nell'inferno, nel paradiso e nell'anima dell'essere umano, come in effetti sulla Bibbia c'è scritto che anche l'uomo è fatto di polvere e polvere tornerà. Però si dimenticano il fatto che anche gli Elohim moriranno nei Salmi 82. Gli Elohim in quel caso lì non vengono chiamati come Dio, ma vengono chiamati come giudici, perché viene detto chiaramente che anche gli Elohim moriranno come gli Adam. Insomma, hanno un'interpretazione piuttosto allegorica del paradiso terrestre, credono fermamente nel peccato originale, quindi credono che l'essere umano sia stato creato 6.000 anni fa circa, e quindi Adamo, prima non esistevano esseri umani, diciamo così. Quindi vabbè, questo è. E poi un'altra cosa molto interessante è che credo nella resurrezione nella carne. Quindi fondamentalmente dopo la morte ci sarà un periodo di latenza fino ad arrivare alla fine del mondo, quindi la fine del mondo con questa guerra, diciamo, l'Armageddon, e poi ci sarà una resurrezione nella carne, ma con una sorta di periodo di prova di circa 1.000 anni. Poi chi supererà, insomma, questo periodo di prova verrà ricreato fondamentalmente, ma la vita si svolgerà sul pianeta Terra fondamentalmente, ristrutturato, rinnovato. Beh, da questo punto di vista una cosa simile la troviamo anche nei Raeliani. Anche Rael afferma che gli Elohim, però Rael non ha difficoltà a dire che gli Elohim erano gli extraterrestri e che ricostruiranno, diciamo, l'essere umano partendo dal codice genetico, insomma. E poi vabbè, sicuramente ci sono tantissime sfaccettature che riguardano i Testimoni di Geova. Ci sono molte controversie, ad esempio la controversia del sangue. Molti Testimoni di Geova non accettano, perché in alcuni passi nella Bibbia c'è scritto che non deve essere assimilato sangue, bevuto sangue, e quindi rinnegano ad esempio le trasfusioni. Non tutti, poi. Per carità, messi davanti al fatto della trasfusione, della morte, però diciamo sono propensi a studi, ad esempio sulla produzione di sangue sintetico, insomma, per evitare questo tipo di trasfusione. Hanno
una rigidità sessuale molto alta, nel senso che vengono escluse tutte le pratiche sessuali al di fuori del matrimonio, vengono considerate come un peccato fondamentalmente, una non obbedienza come dire, ai comandamenti di Jehovah o Yahweh o Geova, e quindi diciamo la fornicazione, così viene chiamata, di fuori del matrimonio viene considerato un peccato grave, e credo anche le pratiche sessuali all'interno della coppia devono essere finalizzate non tanto al piacere quanto al concepimento di un'altra vita. Un'altra cosa interessante è il concetto di Satana. I testimoni di Geova affermano che Satana sia un personaggio reale, e diciamo che affermano appunto che Satana esiste realmente, e quindi è il nemico numero uno. Anzi, credono che Dio abbia lasciato Satana a governare, diciamo, in questo periodo. Credono che il mondo venga di fatto governato da Satana, fin tanto che non ci sarà uno scontro finale, e poi Gesù diventerà una sorta di capo, un governo guidato da Gesù e dai 144.000 saggi, che sono delle persone che dal 1914 in poi, diciamo, hanno iniziato a dopo morti, ad avere una prima resurrezione, in questi casi nello spirito. Insomma, non credono assolutamente nell'inferno, di fatto la Bibbia non ne parla, e neanche nel paradiso. Insomma, queste sono tutte invenzioni teologiche, comunque, di fatto. Beh, questo è più o meno il credo dei testimoni di Geova. Poi praticamente si vedono adunanze. Si incontrano diverse volte, ci sono diversi dove vengono, io ho partecipato a qualcuna, dove vengono letti ovviamente dei passi della Bibbia, vengono discussi. Anche qua mi sembra perlomeno di aver percepito che ci sia poca libertà di espressione, cioè se le persone non si allineano, diciamo così, in modo completo e totale a quello che viene raccontato, vengono subito considerati nemici, tra virgolette, o comunque, e non credo che da questo punto di vista ci sia molta democrazia e libertà di espressione o di interpretare anche diversamente le cose. Però, di fatto, per la conoscenza che ho avuto io, devo dire che sono persone, diciamo, che dedicano comunque parte del loro tempo al credo. Ecco, un'altra cosa che mi ha stupito abbastanza, ad esempio, è il fatto che non è che sia vietato, però sconsigliano ai genitori di mandare i figli all'università, ad esempio. Questo l'ho letto anche in diverse, ma mi è stato anche detto perché viene considerato un po' l'università, un po' spesso, ad esempio, nell'università uno deve cambiare città. Si sradica un attimino dal suo territorio, e loro credono che molte persone che frequentano per l'università in qualche modo si sradicano dal credo del testimone di Geova. Quindi spingono i genitori a far sì che i figli finite le superiori, si trovino un lavoro e non proseguono gli studi. Questo cioè, ovviamente non è un obbligo, immagino che ci siano persone che frequentano l'università, però non è visto così molto bene, mi sembra di aver capito, insomma. Poi, per carità, posso anche sbagliare, però ho trovato anche alcune testimonianze su internet di persone che erano nel testimone di Geova, che hanno comunque confermato questa cosa. Bene, detto questo, se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video. Ciao!